Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai sapete, DJI ha finalmente rilasciato le SDK per lui, il DJI Mini 2 e anche per il DJI Air 2S. Però, come è successo anche per il DJI Mini e per il DJI Air 2, le SDK sono molto molto limitate, quindi danno pochissima possibilità agli sviluppatori di terze parti di integrare nuove funzioni in maniera naturale a questi droni. E ovviamente una delle funzioni più attese che avrebbero voluto avere i possessori del DJI Mini 2 è sicuramente l'Active Track. Purtroppo però DJI non ha rilasciato le SDK con la possibilità di avere in maniera nativa questa funzione, quindi gli sviluppatori devono ricorrere a dei sotterfugi, chiamiamoli così, per aggirare il problema. Ma il problema appunto è che aggirare questo limite dato da DJI è veramente complicato, soprattutto complicato nel far rendere in maniera ottimale appunto le funzioni non integrate in maniera nativa. Quindi, come sapete, sono già disponibili alcune applicazioni dedicate per il DJI Mini 2, attualmente solo per Android, perché le SDK sono state rilasciate subito solo per Android, poi ovviamente arriverà tutto anche per iOS. E una delle applicazioni più gettonate che io ho portato tantissimo qua sul canale è Lightsea, questa applicazione che è disponibile appunto sia per iOS che per Android, che costa circa una ventina di euro, adesso non ricordo il prezzo esatto. Io ho portato tantissimi video riguardanti questa applicazione, anche in versione beta, e ho smesso di portarli perché comunque queste applicazioni, non avendo funzioni native da parte dell'SDK di DJI, non ci danno delle grandi grandi prestazioni. Infatti, come era successo appunto con il Mini 1, vi lascio qua sopra il video che avevo fatto io dedicato appunto alla versione beta di Lightsea riguardante l'Active Track per il Mini 1, adesso per il Mini 2 appunto è stata fatto una versione praticamente simile. Il problema appunto che essendo nativa la funzione Active Track data nelle SDK, per aggirare appunto questo problema gli sviluppatori devono intervenire sui pixel dell'immagine e riuscire a far scontornare dall'immagine il soggetto. E tutto questo lavoro però è fatto non dal drone, appunto perché non avendo l'SDK nativa non lo può fare lui direttamente, ma fatto dal telefono. Quindi il processore del telefono devono lavorare in maniera molto impegnativa, e più ovviamente il telefono sarà con prestazioni elevate, più il risultato sarà comunque migliore, anche se comunque sarà un risultato comunque scadente. Anche perché poi Lightsea, per quanto riguarda il Mini 1, alla fine aveva abbandonato l'Active Track, era passata al Follow Me. Quello lo faceva bene, perché comunque tenere inquadrato un soggetto aggirando in questa maniera il blocco dato da DJI rende l'applicazione su questa funzione veramente veramente triste, nel senso che abbiamo un drone che costa 500 euro, però questa funzione viene fatta per niente in maniera naturale, quindi bisogna camminare pianissimo, bisogna muoversi pianissimo, e comunque è molto probabile che il soggetto venga perso lo stesso. Quindi un Active Track da drone low cost, ma forse qualcosa anche meno, quindi niente a che fare con un Active Track di un Sanzino Mini Pro o anche di un Fimix 8 Mini, per intenderci, che hanno in maniera nativa questa funzione. Quindi è un tentare di dare qualcosa a tutti gli amanti del DJI Mini 2, quindi questa funzione che tutti aspettavamo, che ovviamente DJI, puntando poi tutto ovviamente sul Mini 3 dove sicuramente la integrerà, non ha dato la possibilità agli sviluppatori di poterlo fare. Stessa cosa per quanto riguarda i waypoint, perché comunque i waypoint fatti per il DJI Mini 2 con appunto queste applicazioni di terze parti, stessa cosa accadeva poi con il Mini 1, non hanno i waypoint nativi nel SDK, la possibilità di integrarli nativamente. Quindi cosa succede? Che i waypoint sì, li creiamo e diciamo che viene anche fatta bene questa funzione a differenza dell'Active Track, però il percorso viene dato direttamente dallo smartphone e dal radiocomando al drone, quindi non viene caricata la missione nel drone perché non è possibile farlo appunto per questi limiti dell'SDK, e viene appunto mandato il segnale, diciamo, live del percorso
che va fatto per quanto riguarda appunto i waypoint. Sono limiti che DJI ormai si è messa in testa di darci, ovviamente questo per quanto riguarda il Mini 2, perché per esempio in questo nuovo SDK per quanto riguarda Matrice, questo drone ovviamente professionale per quanto riguarda DJI, in questa SDK è stata implementata appunto la possibilità di attivare l'Active Track da sviluppatori di terze parti, ma non per quanto riguarda il Mini 2. Quindi le SDK che vengono rilasciate, in questo caso le 4.16, non danno a tutti i droni le stesse possibilità, danno a tutti questi droni compatibili la possibilità di avere un'applicazione di terze parti, quindi sviluppata da altre persone che non siano DJI, ma le funzioni che DJI dà a livello di possibilità cambiano da drone a drone. Quindi ci sarà il DJI Mini 2 che avrà determinate possibilità di sviluppo con le SDK, e Matrice, questo drone appunto professionale come abbiamo detto, avrà delle altre possibilità, sempre ovviamente utilizzando le SDK 4.16. Quindi ragazzi, la mia opinione è che se volete un drone che fa l'Active Track, ovviamente non puntate al Mini 2, perché comunque anche con questa applicazione di terze parti è un Active Track tristissimo, perché al giorno d'oggi se devo avere un Active Track in cui devo camminare al rallentatore e comunque un drone da 500 euro, capite che anche no, perché allora mi prendo un drone come questo e ce l'ho nativamente e posso fare l'Active Track anche con la bicicletta. Quindi capite la differenza tra passeggiare in maniera quasi rallentata, mi devo muovere piano piano, continuare a guardare che il drone mi tenga inquadrato e non mi perda senza motivo, perché poi basta veramente poco per essere persi dal drone, perché fa veramente fatica appunto utilizzando questo sistema di scontornamento del soggetto, fatto poi dal telefono, quindi è il telefono che deve lavorare per poter fare tutto questo, anche no, non appunto non lo trovo una soluzione valida. E ci tenevo a fare questo video per spiegarvi perché queste funzioni non rendono al massimo col DJI Mini 2. Non è colpa del DJI Mini 2 in sé, ma è colpa di DJI che continua a darci delle SDK veramente limitate. Ovviamente tutto per un marketing di vendita poi del prossimo drone e via dicendo. Questo mi sembra abbastanza scontato. E infatti questo è uno dei motivi per cui non ho ancora portato, mi sono arreso nel portare video dedicati a queste applicazioni di terze parti, almeno per quanto riguarda l'Active Track per il Mini 1, Mini 2, perché comunque è tempo perso, è tanta fatica per avere comunque dei risultati effettivamente molto molto scadenti. Mentre per quanto riguarda i waypoint, come abbiamo detto, sicuramente sia qualcosa di più performante, anche se non in maniera nativa. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato e di avervi fatto capire il perché non è possibile attualmente avere un Active Track decente con lui attualmente, ma possiamo dire anche prossimamente, perché DJI secondo me non rilascerà mai la possibilità di avere l'Active Track su di lui, lo integrerà direttamente con il Mini 3, quindi sarà una di quelle funzioni per cui tutti venderanno il Mini 2 e passeranno al Mini 3, probabilmente chi invece magari non l'ha già cambiato per Autel o Apsan per esempio, per avere queste funzioni, avere nuove prestazioni, però chi ha un Mini 2 sicuramente passerà a un Mini 3, dove sicuramente DJI integrerà l'Active Track, che funzionerà magari anche benissimo con il sensore anticollisione, quindi un Active Track sicuro, quello che ovviamente non potremmo avere con il Mini 2, perché comunque non avendo il sensore anticollisione non sarebbe molto sicuro, mentre con lui la Sanzino Mini Pro abbiamo anche quella sicurezza lì. Quindi ragazzi, questo era solo un video per spiegarvi per quale motivo queste applicazioni di terze parti fanno veramente fatica a integrare nuove funzioni agli ultimi droni di casa DJI. Spero di avervelo spiegato bene. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile ed interessante, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, posti dove vado a volare, quindi tantissime cose e spoiler arrivano su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!